tutta quest'area non c'è un canale né un canaletto di drenaggio, compresa la scarpata dell'autostrada, la scarpata della strada provinciale. Tutto fin qua non c'è un punto di drenaggio, per cui è ovvio che l'acqua si accumula. La grande quantità d'acqua scesa nella mattinata di sabato mattina ha provocato diversi allagamenti e danni ad alcune abitazioni della città di Fano. Tra queste c'è Strada di Mezzo, in località Tombaccia. Qui l'acqua ha invaso i campi, i giardini e la carreggiata, come dimostrano queste foto, fino ad arrivare all'interno delle case. È la prima volta in 45 anni che siamo qua, che succede? Sabato ha cominciato a trascinare l'acqua dal prato, che era riempito con un lago davanti, accosto all'autostrada. Da lì è cominciata a scendere l'acqua, ha preso la via più bassa, è entrata sabato alle 2, è entrata a mezzogiorno alle 2, è entrata dentro a tutta la casa e a tutta la proprietà. Ha inondato la strada, ha inondato di là, anche il campo di là era tutto pieno, completamente. Eravamo in mezzo a un grande lago. Sono circa 30 i centimetri d'acqua accumulati all'interno dell'abitazione del signor Franco. Tutti i mobili nella parte bassa si stanno rovinando, si sono impregnati. E gli elettrodomestici, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice sono partiti, non funzionano più. Stiamo cercando di quantificare, ma ancora non abbiamo un'idea. Intanto la famiglia e i diversi residenti della zona si chiedono di chi sia la responsabilità di questo problema. Noi non sappiamo chi sia la responsabilità, se sia della mancanza del canaletto, del drenaggio che ci dovrebbe essere fra la strada e il campo, che porta 100 metri più avanti al grosso canale di evacuazione. Lì non c'è, è tutto riempito di terra. Non sappiamo di chi è la responsabilità, se è dell'amministrazione comunale che non l'ha fatto, o se è del contadino che doveva farlo lui, o se sia dell'autostrada, che l'acqua viene soprattutto dall'autostrada. Come dimostra questo video girato da un cittadino, dove acqua e fango proveniente dall'autostrada hanno invaso prima il canale di scolo per poi fuoriuscire e allagare il campo vicino, raggiungendo poi le abitazioni sul lato opposto. Una situazione difficile anche per le squadre di soccorso. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco per vedere se si riusciva a evacuare l'acqua dal pavimento della casa, ma siccome attorno c'era un lago d'acqua infinito, il capo dei vigili ha detto: io dove la butto l'acqua? Deve avere un chilometro di tubo. E quindi non ha potuto fare niente. Quindi quando è calata l'acqua il giorno dopo e anche oggi circostante nei campi, abbiamo dovuto pulire la casa tutta a mano, ci è voluta una giornata a lavorare, a tirare fuori tutta l'acqua. Ora il signor Franco si attiverà per capire cosa sia realmente successo ed eventualmente denunciare l'accaduto.